Ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti ai nuovi iscritti che forse non sapranno che noi abbiamo un appuntamento ormai fisso alla fine del mese, parliamo delle cose belle del mese ormai trascorso, quindi questo è il video delle cose belle di aprile. Un aprile carico di speranza, un aprile in cui soprattutto devo dire ho confermato le cose belle dei mesi precedenti. Quindi, se vi siete persi i video, cose belle, gennaio, febbraio, marzo, vi lascio magari la playlist nell'info box perché sono sempre veramente attuali. Ci sono dei prodotti, adesso magari vi faccio anche un paio di nomi al volo, che continuo ad utilizzare, porto avanti ogni volta che utilizzo. Mi verrebbe da riparlarvene in questo video, ma ovviamente sarebbe abbastanza noioso. Però sono veramente soddisfatta, di averli con me, di aver comprato qualcosa, qualcos'altro mi è stato inviato. Per esempio, lo shampoo secco di Batiste per il volume, quindi non tanto per saltare lo shampoo, per prolungare il lavaggio cioè il tempo tra un lavaggio e l'altro, ma proprio per il volume. Batiste senza E. Vi lascio il link di Amazon, ma solo perché voi possiate vederlo e memorizzarlo. Però io l'ho pagato la metà d'acqua e sapone, l'ho pagato sui 5-6 euro, invece su Amazon adesso è a 10. Ecco, quello magico da avere, non sarò mai senza, ecco. E la crema di Rire al latte di capra, quella me l'aveva inviata Stylevana. Tra l'altro il codice sconto scadrà, lo trovate sempre nell'info box, ve lo metto sempre, il 31 maggio. Quindi io stessa nel mese che viene adesso lo utilizzerò per me stessa. Credo che quella crema la ricomprerò, adesso vedo a che punto sono, se ne ho ancora, se la sto ormai finendo, però sì, a breve avrò bisogno di fare un po' di acquisti skincare perché sto terminando tante cose. Ma veniamo a noi perché questo è il mese di aprile. Prima cosa, che non c'entra niente con make-up, skincare, cura, benessere, ma siamo poi donne di casa, soprattutto, quindi se c'è qualcosa che aiuta veramente, che è un game changer, oltretutto costa poco, facile reperibilità, io l'ho preso da acqua e sapone, ma lo trovate anche lì su Amazon, in tanti supermercati, il levapelucchi. Cioè, alzi la mano, confessi, Simo. Confessi che non hai il levapelucchi a casa. Io praticamente sono 2 o 3 anni, credo che mia mamma mi raccomanda di comprarlo, però non lo so, mi scocciava un po' sinceramente perché dico, ma sì, dai, poi mi voglio vedere lì a levare i pelucchi delle cose. No, cioè ogni volta che adesso riprendo i panni dagli stendini, dall'asciugatrice, erano mesi che non usavo l'asciugatrice, ieri ho detto no, la devo usare perché qua fa un freddo veramente terribile, i panni non si asciugano più, quindi sono tornata in mood invernale, ho fatto partire insomma un'asciugatrice. Ecco, ieri appunto ritiravo i panni e ormai ogni calzino, ogni maglioncino, ogni leggings, io vado con lui. Questo è elettrico. Qui praticamente va poi a contenere la parte che si mangia e lo sfilate e lo buttate. Ha dentro due batterie. Quello di mia mamma, ecco, forse anche per quello che io mi ero bloccata in questo acquisto, perché quello di mia mamma io lo usai tempo fa, veramente sulle cose di Vittoria, di seconda mano che mi aveva dato una mia amica, allora gliele avevo un po' sistemate tutte prima di ridargliele ed effettivamente è partito ed effettivamente bisognava stare molto attenti perché tendeva ogni tanto a proprio a spirare, a tirar dentro, a fare ingarbugliare un pezzettino di tessuto, quindi si rischiava di rovinare la cosa, cioè mai mi sarei sognata di utilizzarlo su un maglioncino, magari anche di un certo tipo, di una certa qualità, magari di Fabio, e quindi non voglio neanche responsabilità. Invece questo potete farlo a occhi chiusi, cioè massima fiducia, non mi ha mai creato problemi e fa rinascere i capi, fa rinascere i calzini che hanno fatto tutti i pallini. Certo, chiaramente va a togliere uno strato superficiale, quindi in qualche modo a consumare, però consumato con i pallini o consumato liscio, tanto vale toglierli quelli che ormai sono antiestetici. Ragazze, fatelo per me, prendetevi un levapelucchi. In particolare, io questo l'ho preso da acqua e sapone, mi trovo benissimo e quindi veramente la svolta. Bene, ho parlato abbastanza del levapelucchi, ci tengo. Un altro prodottino, questo mi era stato inviato insieme a un set di pennelli,
ve ne avevo parlato nel video di San Valentino, però sinceramente allora non vi metto neanche il link perché il set di pennelli non lo trovo così valido, sinceramente. È molto sintetico, ma nel senso le setole sono così lucide da non prelevare bene il prodotto, quindi sì, le ho lì, le uso un po' di scorta, ma non vi consiglierei l'acquisto anche se costano molto poco. Però all'interno di quel set c'era questo prodotto in... è arrivato il fruttivendolo, non so se si sente, pepe, questo prodottino che si chiama Brush Egg, l'uovo del pennello, insomma. E, ecco, secondo me lo trovate anche a parte, non starei a comprare quel set in particolare. E, è un prodotto che gira da secoli, ma io non l'ho mai comprato anche lì, perché, insomma, sinceramente, mi scocciava sia comprarlo, sia averlo lì, perché poi ho anche lo spazio un po' contato, quindi, ecco, i pennelli li ho sempre lavati comunque. No, soprattutto adesso che sto iniziando ad utilizzare, e poi ci arriviamo, i pennelli per la base. Io sono sempre stata un amante delle mani per stendere per esempio il fondotinta. Mi rendo conto che è molto diverso lavare un pennello che è stato utilizzato con polveri rispetto appunto al lavaggio di un pennello utilizzato con il fondotinta, magari molto fluidi. Questo aiuta veramente tanto a smuovere le setole, non solo per pulirlo, ma anche dopo per sciacquare il sapone. Io uso un sapone di Marsiglia. Mi capita a volte di continuare a smuoverli, ma vedere magari sempre un po' di fondotinta in centro, o comunque di continuare a strizzare la parte delle setole e vedere che esce ancora un po' di sapone, di bolle. Ecco, questo vi aiuta, fate veramente tutto in un minuto, vi smuove le setole bene bene, e mi rendo conto che ora che ce l'ho, ogni volta che devo lavare il pennello, quindi quasi quotidianamente, effettivamente lo cerco. Quindi molto utile anche questo. Io sono sempre scettica magari su alcune cosucce che mi sembrano in più, e invece poi nella praticità sono quelle che mi trovo a scegliere, a, insomma, di cui ho, secondo me, bisogno. Proprio perché vi ho parlato dei pennelli, credo che vedrete dopo però un video haul, ho recentemente comprato, ma neanche così recentemente, è solo che sono un po' indietro con la registrazione dei video, il 104 buffer di Zoeva, che è il famosissimo, ce n'è uno simile di Stila, ecco, però questo è molto famoso, se non erro ha un prezzo di 17 euro, ma io l'ho preso con il 20% o 25%. Mi trovo molto bene e grazie a lui mi trovo molto bene. Per adesso ho provato a stendere il fondotinta trattore di Dior Forever Natural, che mi sono fatta dare in pottino da Sephora, che però voglio provare anche a stendere con le mani. E poi ho ritrovato nei miei cassetti, e grazie al metodo di applicazione, che prima era con la sponge e non mi era piaciuto, e adesso è con questo pennello, ho rispolverato il fondotinta in polvere di Kiko. Questo è il Weightless Perfection Wet and Dry Powder Foundation, ma c'è anche la versione nutriente, la versione radiosa, insomma io avevo questo, non mi era mai piaciuto, e adesso con il pennello ecco che il gioco è cambiato. Infatti vi volevo parlare anche di questo, ne abbiamo parlato nell'ultimo caffè insieme, lo indosso anche in questo momento. Allora, credo nella storia make-up mia personale, l'unico prodotto che non mi piaceva, tirato fuori dopo tempo, sarò cambiata io, avrò cambiato il metodo di applicazione, saranno cambiati i gusti, le esigenze, quello che volete, ma adesso mi sta facendo impazzire, e prima mi faceva veramente... Nah. Infatti l'avevo tirato fuori per riguardarlo e regalarlo, invece no, me lo tengo perché mi piace veramente molto, è un effetto matte, insomma ve ne ho parlato, però non mi dispiace perché poi ecco io vado magari con un illuminante, poi soprattutto quando ho gli occhi carichi, come in questo momento comunque un colore molto forte sugli occhi, a me piace mantenere la base bella
tenue sia come colori ma anche come texture. Qui avete veramente una, cioè, impalpabile, il viso è nudo come se non avesse neanche la crema, si trasferisce in maniera minima sulla mascherina, anzi ho il dubbio che ciò che si trasferisca sia soprattutto il bronzer e i prodotti che magari potete applicare sopra, perché questo da solo non mi sembra neanche che trasferisca. Wow, wow, quindi oltretutto un altro vantaggio è quello che non dovete andare con la cipria, quindi voi sotto andate con il correttore se ne avete bisogno sulle imperfezioni, sulle occhiaie. Poi con questo sopra già state settando il correttore e ovviamente è anche il fondo lui stesso, quindi non dovete andare con una cipria. L'effetto polveroso è minimo, è impercettibile, chiaramente vi ripeto, è più polveroso di un prodotto in crema. È polvere, però non è polveroso sul viso. Ottimo, ottimo, ottimo. Ecco, adesso magari cerco anche un valido pennello, sempre ad un buon prezzo, duo fibre, perché come Simo insegna ci va anche quello sempre, perché lo stesso prodotto per la base con metodi di applicazione diversi ha ovviamente rese diverse. Bene, un altro prodottino di cui vorrei parlare è banalmente un dentifricio. Lascerei perdere che questo è firmato da Giulia Delellis, perché comunque io ne avevo già provati altri, sempre della Mentadent White Now, in particolare sia quello blu, che oltretutto sono anche più grandi. Questo costa di più ed è di meno, ed è molto schiacciato, e anche quello di quel rosino violetto azzurrino. È tutta una sfumatura, ve li ho fatti vedere in passato. Mi piacciono da morire questi dentifrici. Adesso ne ho diversi da smaltire che mi aveva dato anche Eurocosmetic quando sono andata a fare la visita in azienda. Validi, sì, piacevoli, ok, però io vi dico la verità, l'effetto proprio rinfrescante di bocca lavata, denti, ma non solo, perché c'è anche la lingua, c'è tutto il resto, ma proprio fresca, proprio, ecco, secondo me sono validissimi. C'è qualcosa in offerta che poi tra l'altro è anche segnalato come effetto cool da Tigotà, se non erro, perché l'ha preso la mia mamma recentemente, io mi trovo da Dio. Altro prodottino, ve ne ho parlato così qua e là in passato, beh, vi ho accennato al fatto che mi piacesse molto, ma l'ho riscoperto ad aprile perché purtroppo questo oliettino di Caudalie della linea Vino Source è un olio da notte, c'è scritto Overnight Recovery Oil, aveva avuto un problema nel dosatore, si era un po' rotto, un po', non lo so, facevo sempre fatica ad aprirlo, dovevo sempre chiedere a Fabio se me lo apriva e quindi poi alla fine mi scocciava e lo utilizzavo poco. Alla fine lui è riuscito a sistemarmelo e ne sono molto contenta perché comunque ha un suo costo che non ricordo qual è, però l'avevo preso in parafarmacia e insomma, cioè, pagando mi piacerebbe avere anche un pack comodo e invece si era tutto rotto. Insomma, Fabio è riuscito a sistemarmelo ed ecco che sembra che io ne abbia utilizzato poco, ma se ne usano massimo, direi che a volte anche troppo, 6 gocce per tutto il viso, diciamo da utilizzare al termine della skin care, ovviamente io parlo di quella serale, per andare a sigillare tutto. Io lo adoro, lo amo, è un insieme di 6 oli, ricordo, ho buttato il pack esterno, quello di oliva, quello di jojoba, risulta molto nutriente, elasticizzante, emolliente, ricostituente, veramente la pelle al mattino ringrazia, allo stesso tempo non è un olio molto unto. Mi piace veramente tanto, dura un sacco, quindi io credo che il prezzo sia comunque anche recuperato, ecco, nel tempo. Veramente adoro, anzi, se avete la pelle da normale a secca, badate ad inserire un olio al termine della vostra skincare. Trovate l'olietto che fa per voi, ma per una pelle secca può essere veramente un game changer. Mi piace perché la parola game changer nelle cose belle dei vari mesi è ricorrente. Allora, parlando un po' di make-up invece, io non ricordo se appartiene ad aprile, ma io comunque ad aprile l'ho utilizzato tantissimo, se non era aprile era fine marzo, insomma.
il mascarino di Artistry. Non mi dilungo perché ve ne ho parlato anche nell'ultimo caffè insieme e soprattutto c'è un video dedicato al brand con lo scovolino, ve lo ricordate? Bello contenuto, lo scovolino regolabile. Mi sta piacendo tantissimo, è un prodotto che vi straconsiglio. Non lo indosso in questo momento, quello di Astra. Allora, make-up, due brand. We Make-up, la palettina che mi sono composta io. Mi sto divertendo un mondo, sto giocando, sto anche sbagliando, perché per esempio oggi ho fatto un look... Sono in casa, per quello, perché non devo fare niente, quindi rischio un po' con questo bellissimo viola. E poi mi sono appoggiata, perché io ho scelto tutti i colori singoli, non ho fatto una palette completa. Mi sono appoggiata alla palette che mi ha regalato la Simola Holiday Gems di Kiko, che quella invece è proprio molto neutra, per creare le varie sfumature. E non lo so, non ho azzeccato gli abbinamenti, cioè ho preso un marrone per fare la sfumatura, per intensificare un po', che mi sembrava neutro, invece poi mi è risultato caldo sul viso, soprattutto accostato a questo viola. E quindi ho fatto un po' un pasticcio, devo dire, però bene così, io mi diverto. E al di là di questo viola che indosso oggi, sto proprio sperimentando anche con questo, ve l'ho fatto vedere nel primo caffè insieme. Vi piace tantissimo quell'appuntamento, interagiamo tanto sotto il video, mi piace perché è veramente come se si è creato un gruppo di amiche, ci scambiamo consigli. Bello, 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 sembra di essere tra di noi, in verità siamo un po' in mondovisione, però il gruppo c'è, si sente affiatato, partecipe, attivo, grazie veramente di cuore, non mi fate sentire sola di fronte a una telecamera. Anche questo l'ho utilizzato, questo l'ho oggi nel dotto, mi sto un po' divertendo, ecco. L'unico che forse rimpiango di aver preso questo rosso, mi sembrava più bello dagli swatches che avevo visto in giro, invece è proprio molto rosso. Se avete dei consigli, molto rosso, grazie Michela, però ecco, l'avevo inteso un po' diversamente, interpretato diversamente. Se avete dei consigli su come utilizzarlo, dei consigli, per esempio questo ne parlavo appunto nel nostro gruppo di Eli e Simo su WhatsApp, Simo subito mi ha sfoderato delle foto prese qua e là per consigliarmi come utilizzarlo, ovviamente abbinato ad un bel marrone, sta da Dio. Questo rosso come lo metto? Come lo uso? Non lo so, faccio un po' fatica, però la qualità di We Make-up, oltretutto è un brand italiano, potete comporvi voi la palette, il prezzo è interessante, non è totalmente low cost, però calcolate che anche comporre una palette, come in questo caso, vi dà la possibilità di scegliere tutti gli ombretti che voi utilizzerete, ci sono anche ovviamente molto più neutri di questi, e quindi è un valore aggiunto. Validissima la qualità, proprio validissima. Credo che We Make-up meriti molto più successo, che se ne parli molto molto di più. Passiamo a Neve Cosmetic. Allora, a parte che ho amato il punto di marrone della nuova pastello occhi, che è la Amigdala, veramente è un marrone neutro che poi potete comunque molto modulare, perché se voi lo mettete così resta abbastanza chiaro, se voi comunque andate a ripassarlo riuscite a tenerlo anche su un tono un po' più intenso. È un bellissimo punto di marrone, sicuramente è un marrone che, almeno per come lo interpreto io, per il mio make-up in generale, utilizzo soprattutto da solo o con un ombretto molto chiaro sulla palpebra. Quando ho dei look più scuri devo andare chiaramente con un marrone più intenso, più caffè, però è veramente bellissimo, la qualità è una buonissima qualità, sono famosissime le pastello occhi e labbra di Neve, quindi. Ma la chicca è che Neve invia sempre con un ordinino, un piccolo, ma piccolo grande omaggio, perché invia proprio un prodotto. Una volta mi inviò una pastello occhi, non questa, una volta mi inviò, questa volta. Neve è un brand che non ho mai approfondito del tutto, nonostante mi trovi bene con i loro prodotti, e
con questo ordine mi è scattato l'amore. Continuo ad andare sul sito di Neve, continuo a riempire il carrello di cose. In particolare Neve questa volta mi ha messo come omaggio, lo mette in tutti gli ordini, ripeto, questo ombrettino singolo, anche per quanto riguarda Neve potete comporre le vostre palette, in quel caso diventano molto sconvenienti rispetto a comprare la palette già fatta, insomma. Però chiaramente anche lì, ripeto, c'è il vantaggio di scegliere ombretti che vadano bene per voi. Per esempio, le mie amiche lo sanno, mi piace tantissimo la Duochrome di Neve, ma alla fine mi blocco e non la compro perché veramente ci sono almeno 3-4 colori che non userei mai. C'è un azzurro con dei riflessi gialli molto azzurro che proprio non uso neanche a decidere oggi gioco con il make up, proprio non lo uso, quel colore non è l'unico che non uso e quindi sto guardando per compormela, però il prezzo lievita tantissimo. Questo perché? Perché mi hanno inviato appunto questa cialda che si chiama Vodka, se volete andare a vedere il prodottino, ed è un colore innanzitutto bellissimo, molto luminoso, una sorta di champagne che ha però dei riflessi pescati al suo interno. Oltretutto l'ho utilizzato parecchio questo mese, anche proprio veloce su tutta la palpebra, e anche proprio come polvere fa un effetto bello distensivo della palpebra. Ci sono degli ombretti che tendono a grinzarla un po' e degli ombretti che invece tendono proprio a appiallarla, a distenderla, quindi che ve lo dico a fare, solo sto sfumando molto, vorrei veramente sperimentare, però ecco, le palette composte mi sa che alla fine un giorno o l'altro mi deciderò per compormela da sola. Io credo che questo sia tutto, questi sono i miei prodotti preferiti, le cose belle che ho usato con soddisfazione nel mese di aprile, ma proprio perché non sono sola, voi siete super attive, aspetto nei vostri commenti le vostre cose di aprile, su che prodotto vi siete fissate. Io sono fatta così, quando c'è un prodotto che mi piace vado proprio a rotta di collo con quello finché non mi dà la nausea, così anche con il cibo, io sono così, quando trovo una cosa che mi piace mangerei quella tutti i giorni fino a che poi mi passa e magari rispolvero quella cosa un anno dopo perché ovviamente mi faccio venire la nausea. Vi mando un bacio, grazie sempre per la compagnia, per tutti i messaggi che mi mandate, ci sentiamo anche in privato dopo un anno e qualcosa, un anno e qualche mese di YouTube, un anno e 4 mesi di YouTube, sono veramente soddisfatta perché era quello che volevo, un gruppo di amiche, di donne, c'è anche qualche uomo che si consulta, si consiglia, si supporta, c'è proprio un bel clima, abbiamo tutte la stessa passione, a volte mi dite mi sembra di conoscerti da tempo, mi sembra di essere tutte al bar insieme a farci, non so, un aperitivo, farci una chiacchierata su tutte le nostre cosine, su tutte le uscite, bello, 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 quindi grazie, veramente sono super soddisfatta, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video.